i criteri di selezione di questa mostra sono stati dei criteri assolutamente conservativi, non abbiamo cercato di fare nessuna nuova attribuzione e abbiamo esposto delle opere che hanno tutti una storia, sia a livello di provenienza, sia a livello di esposizioni, sia a livello di expertise, per cui noi siamo assolutamente sicuri che queste opere, accettate fino ad oggi dalla comunità scientifica internazionale senza nessuna riserva, sono assolutamente di Modigliani. Forse non c'è nessun artista con cui Modigliani sia stato così strettamente amico come Mosè Kiesling. Vorrei dire per esempio che Kiesling ha fatto la maschera funeraria di Modigliani sul letto di morte, si è occupato della sorte della piccola Jeanne rimasta orfana, ha seguito e ha pagato lui i funerali di Modigliani, quindi era proprio un'amicizia molto stretta. Lo stile di questi due pittori è completamente diverso, quindi erano amici intimamente, personalmente, umanamente, ma erano completamente diversi fra loro ed è facile vederlo anche in mostra. Ora, in tre dipinti di Kiesling, sottolineo, opera di Kiesling, presenti in mostra, sono inserite delle riproduzioni di opere di Modigliani, perché evidentemente Modigliani aveva fatto diversi ritratti di Kiesling. Ora, non è da escludere, e un saggio e le schede in catalogo pongono, avanzano questa ipotesi che io ho raccolto e ho trasferito nell'esposizione, che Modigliani, almeno in uno di questi tre casi, sia personalmente intervenuto nel dipingere la riproduzione di un suo quadro che fra l'altro è proprio presente in mostra. Quindi è tutto qua, non ci sono molte altre cose in più da dire, se non che questi due artisti, Mosè Kiesling e Modigliani, erano strettamente legati e che la presenza di opere di Kiesling in mostra è solo di Kiesling, è l'unico artista che si aggiunge a Modigliani in questa mostra, è proprio legata a questo rapporto umano che può essersi anche in parte tradotto in una simpatica, divertita collaborazione fra i due.